Ari, è evidente che non si poteva continuare a tenere il paese chiuso per motivi economici, per motivi di, sociali, per motivi così anche psicologici, mi viene da dire. La situazione è cambiata con i vaccini. Con criteri, come ho sempre detto. Ma riaprire con criteri, non con norme ridicole, ma con norme precise e applicabili. Adesso mi dica lei se ci sono questi pericoli, che ne so io, lo dirà il professor Grisanti. Ci sono questi pericoli e la finale a Wembley sarà con 70.000 persone. E allora di cosa parliamo? La finale degli europei allora sono di calcio. Facciamo delle norme razionali e applicabili. Cioè, per esempio, ci sono questi pericoli e allora le discoteche non si riaprono, punto. Invece si riapriranno con Green Pass. Ma chi va a controllare Green Pass quando entri in discoteca? Ma dove viviamo? Viviamo sulla Luna. Ma lei è mai stato in una discoteca? Ripeto, il problema certo che è della prudenza. La prudenza significa intelligenza. L'intelligenza significano norme chiare, semplici, verificabili, applicabili e sanzionabili. Non norme a cavolo, come il 90% delle norme che ci sono state, ivi comprese quelle che diceva Marco prima, delle mascherine alle 2 di notte in zone deserte. Ecco, no, ma allora le mascherine si potranno togliere, lo ricordiamo, da lunedì all'aperto, ma non dappertutto. Ma se ci sono degli assembramenti all'aperto non si possono togliere. È un concetto insignificante, perché all'aperto è anche le zone dove Marco Travaglio c'è stato, sono all'aperto. Non c'entra all'aperto, le mascherine vanno messe laddove sei più di 3-4 insieme, non all'aperto, al chiuso, che è un criterio insensato. Vogliamo ragionare o no? Io non mi intendo di virus, ma mi intendo di logica. Essendo un filosofo, esattamente. Allora, prima di dare la parola a Crisanti.